Via libera definitivo dal Parlamento europeo per lo stop ai veicoli benzina e diesel. Dal 2035 non si potranno più vendere auto nuove inquinanti. Provvedimento che avrà una ricaduta pesantissima sull'occupazione in Europa e non solo, o avrà una ricaduta poi sul consumatore finale, in quanto si va verso una direzione dove l'automobile diventa uno sport per ricchi e toglie la libertà di movimento a tutti, e quindi è una scelta veramente assurda. Io credo che scelte del genere siano figlie sicuramente di interessi e di pressioni che non hanno nulla a che vedere con l'evoluzione, con lo sviluppo e con un'economia che deve necessariamente crescere nel rispetto di tutto e di tutti, ma no alla macelleria sociale. C'è chi prende le decisioni e chi deve semplicemente obbedire, così non si va da nessuna parte. Serve che intanto ci sia un'Italia che conti di più in Europa. Il nostro paese ha preso una posizione molto responsabile, che è una posizione ferma rispetto alle decisioni prese, ma evidentemente bisogna assolutamente ribaltare le decisioni. Così non va bene, così non funziona, e stiamo ovviamente consegnando la mobilità europea a paesi terzi. Io credo che serva ricostruire un tavolo di responsabilità dove l'intera filiera provi a pensare a un mondo che cresce in un modo responsabile. La responsabilità è fondamentale, ma non può essere incensato tutto semplicemente verso il sacrificare generazioni, attività, aziende, verso una scelta che diventa ideologica, anche perché non è vero che la mobilità totalmente elettrica risolverà i problemi del pianeta. Ci sono una serie di problematiche indicibili che riguardano intanto la produzione di energia, intanto il trasporto dell'energia, cioè ci sono tutta una serie di problematiche. Quindi il mondo deve cambiare, evolvere, ma l'evoluzione non può essere e non deve essere involuzione. No all'innovazione a tutti i costi, sì all'innovazione seguendo un processo di responsabilità. È chiaro che le mobilità a breve e medio raggio oggi sono mobilità assolutamente affrontabili dal mondo elettrico, ed è altrettanto chiaro che le mobilità a lungo raggio sono mobilità che possono essere utilizzate, e soluzioni che possono essere scelte solo da uno sport per ricchi di tempo. Questa è la verità. E il paese non è ancora pronto con le sue infrastrutture. Da una parte mancano le infrastrutture, da una parte però non è pronta ancora tutta una rete che deve alimentare questo. Il mercato evidentemente parla da solo, perché in Italia più o meno l'elettrico rappresenta il 4% del venduto, a differenza di paesi come la Germania, che è attorno al 10, e di paesi scandinavi che vanno ormai anche al 70-80% dei volumi di vendite. Però stiamo veramente parlando del nulla, di pochi numeri, di pochi volumi. Cosa acquista il cliente? Al di sotto del 38-40% ci sono le motorizzazioni classiche, quindi benzina e diesel, e più o meno suddivise al 50%, e tutto il resto oggi sono soluzioni plug-in, sono soluzioni ibride, che sono comunque delle ottime soluzioni e sono delle soluzioni di passaggio. Il mondo, credo, della ricerca porterà sicuramente a sviluppare anche qualcosa di diverso. Il momento è assolutamente interessante, perché è un momento in cui c'è grande stimolo all'innovazione. L'importante è non sacrificare il tutto all'insegna dell'innovazione. Le cose devono partire su progetti, e per la realizzazione serve il tempo necessario, altrimenti si rischia di fare dei grossi danni che nel medio periodo potrebbero sicuramente essere superiori ai benefici che si possono pensare di ottenere facendo certe scelte.